Apriamo la nostra pagina economica affacciandoci all'assemblea di oggi dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Bene, c'è stato un intervento del presidente della banca, governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, che ha lodato le iniziative di inizio giugno della BCE. Ha detto che le misure della Banca Centrale Europea a sostegno del credito porteranno un beneficio al prodotto interno lordo italiano nell'ordine di un punto percentuale nel 2016, ma la ripresa economica nel paese stenta però ad affermarsi. Quindi le misure della BCE potranno produrre una crescita nel nostro paese. È davvero così? Lo chiediamo al nostro economista di fiducia, professor Antonio Maria Rinaldi. Buonasera. Ah, buonasera, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Professore, che ne pensa? Qui si parla di corde in casa dell'impiccato, ecco. Cioè, ecco, allora, questa filastrocca, e per filastrocca intendo la ripresa del trimestre o del semestre successivo, la stiamo ascoltando da un po' troppo tempo, sono anni, anzi vorrei dire anche lo stesso Visco, ma l'altro anno, quindi parliamo del 2013, indicavano la stessa Banca d'Italia all'1% la crescita del paese per 2013. Abbiamo visto che poi alla fine dell'anno la decrescita, attenzione, non la crescita, la decrescita è stata dell'1,9, cioè noi siamo scesi il nostro PIL dell'1,9, quando a marzo la Banca d'Italia diceva più 1%. Allora io vorrei sapere tutto che tipo di credibilità hanno queste dichiarazioni. Certo. Che calcoli fanno? Che calcoli fanno? È un po' come il tempo, no? Esatto. Dicono grandi tempo meraviglioso, eccetera, e poi diluvia. Ecco, come sta avvenendo adesso, ad esempio, al contrario, ad esempio, Roma in questo momento era esatto. Previsto grandi diluvi, invece c'è il cielo sereno, poi magari arriverà il diluvio, però coloro i quali hanno formulato queste previsioni non ci hanno preso per nulla, e mi dispiace anche la Banca d'Italia, perché guardate che la Banca d'Italia è sempre stata fucina di persone con una preparazione economica estremamente elevata. Sì. L'ufficio studio della Banca d'Italia ha sempre annoverato veramente le migliori menti in Italia per quanto riguarda le previsioni e gli studi. Mi meraviglio che in questo momento non ne stiano azzeccando una. Non vorrei che siano più dei discorsi, tra virgolette, politici. Esatto. Perché la realtà delle cose molto probabilmente la conoscono molto molto bene, cioè dubito che gli analisti della Banca d'Italia cadano da diverso tempo in questi errori così perché, macroscopici. Perché le banche vogliono allora fare un favore al governo Renzi? Le banche vogliono fare un... No, il discorso o meglio, Banca Italia. No, Banca Italia vuole fare molto probabilmente il favore a se stessa, e non certo nel governo, perché guardano i conti economici delle banche. E che cosa avviene? Avviene che le banche in questo momento si trovano in una situazione di estremo disagio, perché se l'economia non va bene, di fatto anche le banche non se la passano bene. Sì. La prova provata di quello che dico, che anche oggi Visco ha ribadito la necessità che le banche riducano i prestiti deteriorati. Che significa? Che cosa significa? Allora, i prestiti deteriorati, in poche parole, significano quei prestiti di difficile rientro, e sappiamo benissimo che purtroppo negli ultimi due anni sono aumentati in maniera incredibile, esponenziale, e si sta paventando, l'hanno già detto, che probabilmente alcune banche faranno ricorso alle bad bank. Che cosa sono le bad bank? In parole estremamente semplici, sono quella di scorporare dal settore, dalla società ordinaria, ogni banca è una società per azione, tutta la parte, diciamo, di crediti non esigibili, e creare la cosiddetta banca cattiva, la bad bank, quindi scorporarla e fare una banca, come si dice, cattiva, fra virgolette, cioè con tutti quanti i crediti non esigibili. Non esigibili. Ed è una prassi che viene fatta, specialmente nel mondo anglosassone, per cercare di separare il buono dal cattivo. Però che cosa succede? Che la parte cattiva, cioè la parte che si incolla praticamente, la parte dei crediti esigibili, sì, poi che fine fa? Chi è che si prende carico di esatto. questo? Ecco, lo, perché, Stato, lo Stato, ecco, immagino. Ecco, è brava, proprio qui. Ecco, è sempre lì che tanto non si va. Non vorrei che sia poi lo Stato a mutuarli, cioè certo. Nel dire, io poi Stato mi prendo l'onere delle bad bank, perché se vengono fatte
diciamo dei prezzi nel settore privato e questi poi non vanno a buon fine, poi non è giusto che sia poi lo Stato, la collettività, cioè, cittadini, sulla collettività l'onere di questi errori. Certo. Assolutamente. Quindi è chiaro che si rendono perfettamente conto che la situazione bancaria italiana è in deterioramento. È anche vero comunque che il sistema bancario italiano non è stato finora aiutato dallo Stato, mentre invece in altri paesi dell'area euro, a iniziare dalla Germania e dalla Francia e dalla Spagna, sono state invece aiutate massicciamente da parte dello Stato. In moltissime occasioni. Sì. Qua invece non si è ancora, per fortuna, messa la mano al portafoglio. Attenzione da non confondere l'operazione del Monte dei Paschi, perché per ora è solo un prestito, i famosi Monti Bond, sì, i famosi 3 miliardi e 9. Quindi quelli per ora sono sotto la voce del prestito. Speriamo che non diventino poi capitale, perché non sono in grado di restituirli, e quindi dovrebbe rientrare nello Stato il capitale, in quanto per l'appunto non è più un prestito, ma diventa praticamente viene trasformato in capitale. Certo. Quindi per ora, diciamo, non sono state aiutate per ora banche, e sempre sono intervenuti i privati facendo operazioni, mi sembra, per un totale di 50 negli ultimi anni, di 50 miliardi di euro di ricapitalizzazione. Quindi indubbiamente lo sforzo è stato enorme, è anche vero che gran parte l'hanno fatto gli azionisti anche in minoranza, molte banche sono società quotate in borsa, sì, e quindi facendo operazioni sul mercato hanno drenato nei confronti del capitali da parte degli azionisti, anche piccoli azionisti. Certo. E per ora lo Stato non è intervenuto, a differenza, ripeto, di altri paesi. Anzi, piuttosto c'è il presidente dell'associazione bancaria, Antonio Patuelli, che oggi un po' si è lamentato anche con il governo, perché ha detto tuttora sussistono delle penalizzazioni delle attività bancarie in Italia rispetto ad altre concorrenti nell'Unione Europea, ed ha chiesto addirittura un ripensamento di queste normative avverse. Per esempio ha fatto cenno ai provvedimenti del governo contro gli istituti, per esempio quelli che hanno previsto un aumento della tassazione, se non sbaglio, mi corregga professore, a capo degli istituti. Insomma, le banche si lamentano col governo. Diciamola tutta. Allora, in Italia c'è una situazione bancaria grazie a una vecchia legge bancaria che è del 36 addirittura, che credo che sia effettivamente una delle migliori leggi bancarie al mondo, fu fatta, concepita da quello che poi diventò uno dei riferimenti grandi governatori della Banca d'Italia, era Donato Menichella, sì, ma e che ci ha preservato dal tutto quello che è successo, specialmente negli ultimi anni. Le altre legislazioni non sono così genuine, buone come quella italiana. Però è anche detto che nei confronti delle banche si è sempre avuto un occhio di riguardo per quanto riguarda ad esempio le tassazioni. Sì. Ad esempio gli immobili, abbiamo visto che c'è stato un occhio di riguardo per quanto riguarda gli immobili detenuti dalle banche, come, e non voglio rimettere il coltello nella piaga, ma abbiamo visto che con l'operazione di Banca d'Italia le banche che detenevano quote della Banca d'Italia sono state molto privilegiate, perché hanno avuto la possibilità, vero, di scrivere nei propri bilanci il non più il valore di carico, che era storicamente molto basso, era rimasto fermo, ma ai valori appunto attualizzati, perché sono state fatte delle perizie, in cambio naturalmente hanno pagato con una formula molto dilazionata le tasse sulle plusvalenze, però diciamo che un bel aiuto gli è stato hanno avuto dato. Una buona ricapitalizzazione, le banche hanno ottenuto anche dei vantaggi da questo governo. Professore, oggi quindi il Presidente, sì? Scusi qua anche la battuta, ma fa sempre piacere fare qualche battuta per far capire come stanno le cose, e quindi al presidente Antonio Patuelli bisogna anche dirgli, cioè, ma mi sembri l'oste quando uno gli chiede come il vino, che deve dire e che cosa deve dire. Certo. Quindi è chiaro che lui porta l'acqua al suo, anzi in questo caso il vino al suo mulino, però insomma è ovvio che le banche in Italia hanno goduto di un occhio di riguardo da parte del fisco, su questo certo. È poco sicuro, ovvero se avessero pagato con la stessa intensità con cui pagano sia gli imprenditori che le famiglie, insomma
sarebbe sicuramente più arrabbiato. Questo è certo. Professore, un'altra disparità tra da una parte le banche, dall'altra le famiglie e le imprese nasce da un altro fatto, da un'altra sorpresa. Allora, ci si è accorti che un decreto del governo entrato in vigore il 25 giugno scorso contempla al suo interno una norma fortemente contestata. Ora ci aiuterà lei a capirla, perché ha un nome che spaventa un po' tutti: l'anatocismo. In sostanza, ecco, una bruttissima parola. Lo diciamo per la casalinga di Voghera. Ecco, che cos'è e perché è un vantaggio per le banche a danno delle famiglie e delle imprese? Eh sì, sono gli interessi sugli interessi. Purtroppo credo che qualsiasi commerciante conosca molto molto bene questo sistema. Cioè, le banche ti fanno pagare anche gli interessi sugli interessi, e questo crea naturalmente un'esplosione del rapporto di credito da una parte e debito dall'altra. Sì. E ci sono delle sentenze da parte di tribunali un po' di tutta Italia che invece condannano le banche nel restituire per l'appunto gli interessi maturati sugli interessi. Certo. Cioè, praticamente io non ti devo far pagare. Un po' uno strozzinaggio poi diventa, no? Legalizzato. Brava, anche qualcosa di più, io non lo volevo dire, però visto che è stato detto io confermo. Quindi praticamente io ti faccio pagare gli interessi sugli interessi, e questo praticamente, ma d'altronde in fondo se noi pensiamo che lo stesso Stato italiano è l'unico paese al mondo che fa pagare le tasse sulle tasse, in fondo è la stessa cosa. Certo. Noi purtroppo tutti i giorni non ce ne accorgiamo, ma quando andiamo a fare benzina o gasolio noi paghiamo la tassa sulle tasse, perché l'Italia è l'unico paese al mondo dove è previsto il pagamento dell'IVA, una tassa, sì, sulle accise, che è un'altra tassa, quindi noi paghiamo anche l'IVA sulle accise. Le accise è già una tassa, quindi noi paghiamo le tasse sulle tasse. Siamo bravissimi, però lì non dice niente nessuno. Insomma, quindi questo è il paese in cui ci sono delle privilegi consolidati e non c'è mai nessuno che strilla per mettere al corrente i cittadini. Penso che molto probabilmente pochi delle persone che ci stanno ascoltando in questo momento, sì, sapevano che ogni giorno pagano le tasse sulle tasse. Esatto, il problema, professore, è proprio quello. È una cosa assurda. È una questione, esatto, di consapevolezza, perché molto spesso, soprattutto per quanto riguarda i temi economici, noi ci affidiamo a lei perché ci aiuta un po' dipanare la matassa che spesso davvero avviluppa. Ma non vorrei far arrabbiare ulteriormente i nostri cari radioascoltatori. Diciamo, però è meglio essere consapevoli che non attori inconsapevoli. Tante volte è meglio non saperlo, adesso non voglio fare altre battute, tante volte è meglio non saperlo proprio. Ecco, stanno buoni e zitti, perché poi insomma alla fine non cambia nulla. Certo. Perché nessuno poi fa nulla, quindi... Però per ritornare al discorso dell'assemblea dell'ABI. Che, tra, visto che ha riconfermato per altri due anni il presidente Antonio Patuelli, il governatore della Banca d'Italia ha detto che vede con molto diciamo con buon occhio il fatto che finalmente la Banca Centrale Europea erogherà entro quest'anno, e per quanto riguarda la parte italiana, 120 miliardi di euro finalizzati alle imprese. Perché è specificato finalizzate alle imprese? Perché queste operazioni di long term, sì, che sono state fatte praticamente un anno e mezzo fa, per praticamente sopperire al fatto che la Banca Centrale Europea non poteva andare direttamente ad acquistare i titoli del debito pubblico dei paesi in difficoltà, e quindi ha finanziato di fatto il sistema bancario affinché si superasse la vista, cioè praticamente li ha finanziato al tasso, allora era dell'1%, per poter andare sul mercato secondario e comprare i titoli di Stato, tanto da poterli sostenere, visto e considerato che la Banca Centrale Europea non è prestatrice in ultima istanza e quindi non poteva farlo. E tutti si sono chiesti, a dire la verità, io l'ho anche scritto nel mio libro Europa Caput, uscito esattamente un anno fa, sì? Cioè, ma perché la Banca Centrale Europea si dà tanto da fare per andare a parare i guai determinati dal fatto che lei non li può comprare, quindi delega di fatto le banche prestando i soldi all'1%, facendo fare degli affari incredibili, perché se pensiamo che le banche italiane che hanno preso questi famosi soldi delle long term a 1%, si andavano a comprare dei titoli del debito pubblico italiano al 5-6% con delle punte del 7%, quindi c'era la corsa, la fila ad andare a prendere i soldi dalla BCE all'1%, certo, perché poi comprando i titoli, fra l'altro, e nessuno lo dice, quando i titoli italiani rendevano il 6-7%, quando ci fu l'esplosione dello spread, sì, tanto per ricordare, esatto,
Che cosa è successo? Che questi titoli sono scesi addirittura a 80, a 70, quindi sotto il 100. Adesso sono ritornati ben sopra il 100, quindi non solo hanno percepito quel rendimento al 7%, ma hanno fatto anche dei guadagni in termini di aumento, perché ripeto, da 70, da 80 sono ritornati sopra 100 e quindi hanno fatto un bel guadagno, ecco, veramente incredibile. Quindi non solo, ma essendo stati finanziati all'1%. Ecco, io mi sono sempre domandato perché esattamente le stesse operazioni non sono state fatte per finanziare invece l'economia reale, cioè le aziende. Certo. Questo mi capisco. Certo. Adesso finalmente vedo che con enorme piacere, adesso vedremo i termini precisi perché ancora non sono resi esecutivi queste disposizioni, queste in più tranche, dovrebbero essere due tranche, vediamo che cosa succede. D'altronde il prezzo, adesso il tasso ufficiale di sconto non è all'1% ma al 0,15, quindi è ancora più vantaggioso. Vediamo, sì, ma soprattutto vorrei vedere a che tasso vanno realmente a finire i prestiti alle imprese. Soprattutto è quello che ci preoccupa di più, perché poi insomma si è detto, spiegando il perché di questo aumento presunto del PIL, oggi la Banca d'Italia ha detto il PIL aumenterà perché grazie alle iniziative della BCE arriveranno più fondi alle imprese, perché le banche avranno più modalità per prestare i loro soldi. Questa è la descrizione che faceva Visco. Eh sì, ma non è così semplice, perché vedete, il discorso bisogna vederlo da un'ottica diversa. Allora, anche qui faccio un esempio semplicissimo e faccio sempre così i nostri cari ascoltatori capiscono meglio. Sì. Anche il mio fornaio assume un garzone se vende più pane. Se non vende più pane, non assume un garzone o amplia, diciamo, i suoi locali, è chiaro. Quindi io voglio dire questo, se noi non facciamo ripartire i consumi, che in questo momento sono veramente sotto terra, perché abbiamo visto dagli ultimi dati dell'Istat che mai come negli ultimi 10 anni i consumi si sono deperiti, come pensiamo di aumentare il PIL, cioè il prodotto interno lordo? La gente non compra, non ha i soldi, esatto. Non ha la capacità reddituale per poter comprare, ovvero se gli è rimasto qualche soldo in tasca ha talmente un'incertezza nel futuro che se li tiene ben stretti. Quindi non è come dice il governo che gli 80 euro in busta paga poi vengono messi nel circuito del mercato spesi. Ma io vorrei fare questa domanda. Ma di questi 80 euro nominali, poi realmente quanti sono arrivati nelle tasche? Tra i 60 e gli 80, 50, 60, 80 dipendeva anche un po' meno, dal reddito. Dipende dalla situazione. Esatto. Premesso che io personalmente la dico e non ho nessun problema di dire, oggi come oggi chi ha la fortuna, e mi dispiace dirlo, ma è la fortuna di avere un posto di lavoro, è una persona privilegiata in questo momento. Lo vediamo in questo momento che di nostro c'è nel campo occupazionale. Io avrei preferito 1000 volte di più questi famosi 10 miliardi destinati a questi 80 euro, averli destinati per creare nuovi posti di lavoro, perché oggi chi ha un lavoro è, purtroppo lo dico veramente tristemente, ma è la realtà, è già da considerarsi una persona fortunata, mentre invece ci sono persone, padri, madri di famiglia, per non parlare dei giovani, che non hanno il lavoro, non hanno i soldi. In Italia la disoccupazione giovanile ha superato il 40%, esatto. Il problema è, professore, anche forse che per innescare quei meccanismi, per attivare quei meccanismi che possono portare alla creazione di posti di lavoro, ci vuole tempo, si voleva forse dare un contributo immediato. Non solo, ma basterebbe ad esempio in Italia, come gli altri paesi, iniziali della Germania, avere ad esempio una banca pubblica che possa intermediare direttamente fra la Banca Europea e il sistema reale dell'economia reale. La Banca d'Italia non è una banca pubblica? No, la funzione della banca non eroga. Allora, la Banca d'Italia innanzitutto fa parte del sistema europeo delle banche centrali, ma il io cittadino non è che, o io impresa, non è che vado alla Banca d'Italia e mi faccio fare un fido, no, io dico una banca pubblica di interesse pubblico, come c'erano in Italia una volta, mentre invece ci siamo privatizzati tutto, e come invece esiste in Germania. In Germania ci sono, nessuno lo dice, 417 banche con capitale pubblico.
attenzione, 417 banche con capitale pubblico, quelle che fanno capo ai land, sì, cioè le regioni con capitale pubblico, che fra l'altro, chiaramente, perché vista la potenza che in questo momento ha la Germania nel coinvolgere tutto il sistema economico europeo, sono riusciti a tenerle fuori dall'accordo bancario. E offrono, e le banche pubbliche offrono servizi migliori per i cittadini? Ma certamente, perché le loro finalità non sono esclusivamente quelle di lucro, ma sono delle finalità per l'appunto di banca pubblica, per il bene comune, e quindi hanno delle finalità diverse. Certo, esatto. Professore, avremo modo di parlarne. Riescono a intermediare direttamente fra la Banca Centrale Europea, perché possono attingere finanziamenti della Banca Centrale Europea, sì, direttamente col sistema delle imprese a livello locale proprio. Certo, certo. Anche dell'artigiano. Ne parleremo, professore, in maniera diffusa alla nostra prossima occasione, perché sicuramente è un tema che ci interessa moltissimo. Intanto grazie per questa chiacchierata di oggi al professor Antonio Maria Rinaldi. Sono io che ringrazio voi, un saluto a tutti quanti gli ascoltatori. Grazie. Di nuovo, l'aspettiamo presto, arrivederci. Grazie.